L'epoca delle crociate è stata uno dei periodi più importanti della storia medievale e ha influenzato molti aspetti della cultura europea. Durante questo periodo molte personalità di spicco si distinsero e registrarono il loro nome nella storia. Tra questi, il re Baldovino IV di Gerusalemme, chiamato anche Baldovino il Lebbroso, per la malattia che afflisse il suo corpo per gran parte della sua breve vita. Merita certamente un riconoscimento per i suoi sforzi nella difesa della Terra Santa. Baldwin nacque nel 1161 a Gerusalemme. Era il secondo figlio del principe Amalarico di Gerusalemme, conte di Giaffa, e il fratello minore del re Baldovino III. All'età di 9 anni, Baldovino fu educato dallo storico Guglielmo di Tiro. Fu il suo tutore a scoprire che il ragazzo era affetto da lebbra. A differenza di altri bambini, Baldovino non piangeva quando veniva pizzicato dai compagni di classe. Dopo un po' di tempo, a Guglielmo apparve chiaro che Baldovino non sentiva dolore al braccio destro. Il re incaricò dei medici musulmani di curare Baldwin, ma nulla bastò a placare la malattia. Si sospettava la lebbra, ma non c'erano ancora sintomi visibili e i medici erano riluttanti a fare la diagnosi a causa del terrificante stigma che il ragazzo avrebbe subito. Se la diagnosi fosse stata fatta da bambino, Baldovino sarebbe stato obbligato per legge a entrare nell'Ordine di San Lazzaro, un ordine militare, composto da cavalieri lebbrosi o vittime di altre malattie. Inizialmente Baldwin continuò a usare gli arti e non presentò alcuna deturpazione facciale evidente, ma la sua malattia fu tenuta segreta. Da adolescente, Baldwin era un giovane ottimista e determinato di fronte alla sua condizione. Era molto simile al padre nell'aspetto, nella forma del corpo e nel modo di camminare e parlare. Baldwin imparava velocemente, ma a volte balbettava. Gli piaceva ascoltare storie e lezioni di storia. William, il suo tutore, commentò la superba memoria di Baldwin, affermando che non dimenticava le gentilezze o le offese fategli dagli altri. Nel 1174 il padre di Baldwin morì inaspettatamente di dissenteria, al ritorno da una campagna contro Nur ad-Din, sultano di Damasco. Baldovino fu nominato re dalla corte suprema di Gerusalemme. Poiché Baldovino aveva solo 13 anni al momento della morte del padre, il regno fu affidato a un reggente di nome Raimondo di Tripoli. Nell'estate del 1176, Baldovino compì 15 anni e divenne maggiorenne, assumendo il governo per sé. A causa delle sue condizioni di salute, nessuno si aspettava che Baldovino rimanesse a lungo al potere o che avesse degli eredi. La sua malattia condizionò gran parte del suo regno, dovendo sempre preoccuparsi della questione della successione. Baldovino aveva progettato di far sposare sua sorella Sibilla con Ugo III di Borgogna, ma finì per sposarla con un nobile cavaliere francese, di nome Guy di Lusignano. L'unione fu fondamentale per ottenere aiuti militari per il regno di Gerusalemme. Una volta assunto il governo, Baldovino iniziò a pianificare un attacco su larga scala all'Egitto. Il re approfittò della campagna di Saladino ad Aleppo per guidare un attacco intorno a Damasco. Era la sua prima esperienza di guerra. Nonostante avesse già perso quasi tutti i movimenti degli arti e avesse l'uso di una sola mano, rifiutò di delegare i suoi doveri militari e partecipò ai combattimenti. Nel novembre 1177, il sultano Saladino lasciò l'Egitto per attaccare la città di Ashkelon. Baldovino, allora sedicenne, comandò l'esercito franco e cavalcò verso Ashkelon per salvare la città. L'esercito franco era in netta inferiorità numerica rispetto a quello musulmano. Il Saladino continuò la sua marcia verso Gerusalemme, pensando che Baldovino non avrebbe osato seguirlo con così pochi uomini. Il Saladino permise al suo esercito di estendersi su una vasta area, saccheggiando e devastando i villaggi. Nel frattempo, Baldovino e i cavalieri templari riuscirono a superare i blocchi musulmani. Baldovino inseguì Saladino fino al tramonto e poi si ritirò ad Ashkelon. Dopo aver perso quasi il 90% del suo esercito, compresa la sua guardia personale di mamelucchi, Saladino fuggì in Egitto, assalito dai beduini del deserto. Appena un decimo del suo esercito riuscì a tornare in Egitto con lui. Anche le conseguenze per Baldovino, tuttavia, furono disastrose. Era in età puberale quando lasciò la sua audace campagna contro il Saladino. Probabilmente fu anche a causa di questa campagna, che richiedeva di accamparsi in campagna e di trascorrere giorni senza i consueti bagni ai piedi e alle mani, che la lebbra di Baldovino si aggravò. La malattia si sviluppò inevitabilmente attraverso gli orribili stadi della crescente disabilità e della deturpazione del viso. Baldovino rimase gradualmente paralizzato e dovette essere trasportato su una lettiga appesa tra due cavalli di cavalieri. La cecità sopraggiunse poco dopo. Intellettualmente acuto, ma consapevole delle sue carenze fisiche, propose di abdicare al trono. Tuttavia, in onore della sua leadership, la proposta fu respinta dai nobili. Nel 1183 Baldovino era febbricitante e, pensando di essere in punto di morte, nominò reggente il cognato Guy di Lusignano. Quando il Saladino attaccò di nuovo, Guy di Lusignano guidò gli eserciti cristiani ad affrontarlo. Non avendo figli a causa della lebbra, Baldovino nominò suo successore il nipote di 5 anni Baldovino V, il re bambino.
Il 16 marzo 1185, a 23 anni, Baldovino IV morì, trovando finalmente la pace dopo una vita di agonia a causa della sua malattia. Fu sepolto nella chiesa del Santo Sepolcro, vicino al padre Re Almarico. Nonostante tutte le difficoltà, Baldovino riuscì a sfidare tutte le probabilità e a governare Gerusalemme per quasi 11 anni, mantenendo la fedeltà dei suoi sudditi fino alla fine. Impedì alle forze immensamente superiori di Saladino di dominare il suo regno in 5 occasioni. Nonostante la sua malattia, Baldovino IV è considerato uno dei re più validi di Gerusalemme.